Bentornati su OPTC, io sono Simo di Mapaue. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo sul globale. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh shit. Perfetto, ragazzi. Allora, prima di andare a vedere questo, che sicuramente merita la nostra attenzione, andiamo a vedere velocemente prima le notizie in arrivo, gli eventi in arrivo per noi. Tutto sommato non sono tanti, e non ci metterò troppo a parlarne. Allora, ragazzi, questa è un'isola di cui tanti mi stanno chiedendo. Questa è l'isola degli Omis, ragazzi. È l'isola di Chopper e Carrot. Sostanzialmente l'isola sarà fino a un 30 stamina. Sarà estremamente facile, quindi completabile con Buggy, con Nettuno, con qualsiasi capitano sostanzialmente. Sarà molto molto facile. E questi Omis sostanzialmente vi serviranno come booster di esperienza. E basta, sostanzialmente servono, è tipo un'isola delle lobster, delle aragoste. Non so se vi ricordate l'isola delle aragoste di Sanji. Questa è sostanzialmente l'isola delle aragoste di Sanji, con la differenza che vi daranno un filino più di esperienza. E basta. Tea Time Homies vi daranno fino a 4 milioni di esperienza. Quelli dorati in pratica vi daranno fino a 4 milioni di esperienza. Inoltre c'è lo Specialty Homies, che è quello che vedete dietro, quello con la tazzina eccetera, che vi darà un socket garantito a caso. Quindi è un'isola che può essere completata su tre difficoltà: Rookie, Veterano e Esperto. Quella difficoltà Esperto sarà completabile una sola volta al giorno, quella Rookie e Veterano può essere completata fino a tre volte al giorno. Tra l'altro queste quest non ci daranno Rainbow Gem per il completamento, come segnato qua sotto. E nulla, ragazzi, sostanzialmente servono a quello. 4 milioni di esperienze, tra l'altro, sono buoni per maxare eventualmente degli RR che ancora non avete maxato. Sono davvero buoni, quindi vedete un po' voi. Abbiamo poi Clash of Neo Clashes, ragazzi. Questo è un evento davvero buono. Per chi non dovesse aver maxato questi personaggi, ragazzi, maxateli, perché saranno tutti quanti boostati alla Treasure Map di dicembre in arrivo. Quindi mi raccomando, mi raccomando, maxateli questi cristiani, non lasciateli, non prendete la copia e la mollate lì, no, prendeteli e maxateli, mannaggia voi. Anche perché qui potremo contare diverse utilità che saranno davvero molto 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 interessanti per la Treasure Map in arrivo. Abbiamo due Orb Booster, ovvero Kuma e Doflamingo. Kuma farà anche Orb Manipulation. Kizaru, che vi darà un bel 0.5 alla chain, ridurrà i cooldown. E Akainu, che vi darà un Affinity Boost e Full Match se avete un team Int, per esempio, oppure comunque Orb Matching per gli Int. Quindi sono tutti ottimi personaggi, vedete di maxarli perché ne varrà la pena. Ci sono le guide anche sul mio canale, le trovate, quindi non sarà difficile completare anche questi eventi. Oggi abbiamo Kuma e l'avremo per i prossimi tre giorni, quindi mi raccomando, maxatelo. Andando avanti, 100% possibilità di ambush, ragazzi, anche qui non sto troppo a dilungarmi, l'ho già spiegato più volte. Sostanzialmente gli ambush sono eventi che sono delle specie di invasioni dopo determinati eventi. Per esempio qui dopo General Frankie, dal 2 al 3 di dicembre, avremo possibilità di affrontare Cavendish. Questi eventi sono gli eventi attraverso i quali sarà possibile droppare i teschi, ragazzi, i teschietti per le super evoluzioni. Quindi se non sapete dove andare, dovete andare qui. Gli ambush sono generalmente abbastanza complicati per le, diciamo, soprattutto per chi ha cominciato da poco, perché chi ha cominciato da tanto se li mangia. Però chi ha cominciato da poco, diciamo, potrebbe avere leggermente difficoltà. Diciamo che Edward Newgate è quello più consigliabile, in quanto è in assoluto, secondo me, il più facile degli ambush affrontabili. Quindi se proprio volete provarne uno, provate lui e vedete come ve la cavate. Abbiamo poi l'arrivo dei draghi celesti. Anche qui, ragazzi, sostanzialmente è un'isola dove si dropperanno i tre draghi celesti e si dropperanno molti molti berry. Consiglio di completarla utilizzando Violet, perché vi daranno davvero molti molti soldi, e poi vendete i draghi celesti e ci fate pure altra moneta. È il modo, secondo me, più veloce per guadagnare soldi attraverso quest'isola, e devo dire che è davvero molto buona. Ha cambiato davvero le sorti del nostro borsello quest'isola. Comunque ve la consiglio assolutamente.
Abbiamo poi l'isola degli Evolvers. Anche queste, ragazzi, una volta al giorno avremo disponibile una delle seguenti isole: Red Coast, Green Coast, Blue Coast, Yellow Coast e Black Coast. Sostanzialmente dropperete qui Evolver, niente di che, una gemma al giorno e Evolver del colore di cui tratta l'isola. Abbiamo poi Unlock New Powers, ragazzi. Questa qui è un'isola tipo quelle sopracitate, come quella dei Berry o questa qui degli Evolvers. E sostanzialmente, invece che droppare boiate, vi dropperà copie della storia degli Straw Hat. Droppando queste copie potrete utilizzarle per le potential ability. Quindi è davvero un'ottima opportunità per... è davvero un'ottima opportunità per, diciamo, maxare anche le potential ability dei vostri Straw Hat della storia. Buono, è un'isola che personalmente apprezzo sempre. Abbiamo poi 100% possibilità di super success, ragazzi. Questa è molto apprezzabile, questa cosa è molto apprezzabile. In particolar modo, ragazzi, per chi ancora non dovesse aver maxato determinati personaggi. Poi, siccome abbiamo il Sugo Fest in arrivo fra poco, sarà molto molto utile, devo dire. Quindi approfittatene quando ci sarà. E niente, sostanzialmente otterrete 1.5 dei punti esperienza che normalmente otterreste. Quindi è davvero il momento giusto per maxare i vostri personaggi. Abbiamo poi tripla possibilità di level up della special. Anche questo, ragazzi, è evento che personalmente adoro. Sono contento che l'abbiano prolungato. E niente, se dovete dare qualcosa per livellare i vostri personaggi, datelo in questo periodo, perché sarà il momento migliore per farlo. E poi niente, la padding che ci hanno già dato al login prima, quindi niente di che. E poi la Rainbow Gem giornaliera. Ma andiamo a vedere questo Sugo Fest, ragazzi. Oddio, questo Sugo Fest, grazie di esistere. Allora, avremo anzitutto Sugo Fest esclusi characters will have a 2 plus rate boost. Quindi sostanzialmente Legend per 2, ragazzi, e fin qui ottimo, niente da dire. Garantiti 4 stelle superiori, benissimo, davvero benissimo. Ragazzi, qui c'è la vera novità. Il Global per questo Sugo Fest avrà un'esclusiva tutta sua, ed è Lucci V2 6 Plus. Ebbene sì, Lucci V2 6 Plus è reale. Allora, cosa dire di questa leggenda? Non si sa nulla, se non che praticamente è telefonato che sia un capitano shooter, questa volta non più powerhouse. Non sappiamo niente di che cosa faccia, non sappiamo niente. Spero onestamente che non faccia una manipolazione, perché già ne abbiamo troppe di legend che shooter che manipolano. Comunque questo lo vedremo poi a tempo debito. E niente, ragazzi, sono molto molto emozionato per questa cosa, perché sono il fortunato possessore di un Lucci V2. Quindi vediamo. Sono davvero contento che l'abbiamo fatto. Speriamo che l'abbiano fatto bene, ecco. Ora. Vediamo. Vabbè, qui ci sono tutte le descrizioni di Gear 4 V2, eccetera. Tutte le special, le cap, eccetera. Tutti i personaggi, chiaramente, di questo Sugo che saranno boostati nel Treasure Map di dicembre. E tutti saranno boostati anche nel Colosseo di Kid, chiaramente. Niente di nuovo, eccetera. Avremo tutto diviso in 3 parti. In tutte e 3 le parti, ragazzi, ho già controllato, non avremo il pool scontato. Male. Molto male. Però fa niente. Ci possiamo soprassedere se vale la pena. Allora, andiamo a vedere. Il primo e il quarto multipool durante la parte 1 sarà garantito un personaggio raid boostato. Va bene. Ci può stare, quindi questo vuol dire che troverete un oro o un rosso raid boostato fra le leggende, fra i personaggi disponibili, ecco. I personaggi disponibili li vedete in fondo, chiaramente, tutti suddivisi per parti. Avremo poi il terzo e sesto multipool, una leggenda garantita, come al solito, va benissimo. Il quinto multipool, ragazzi, sarà garantito Lucci V2 6 Plus. Allora, io devo dire, per garantirlo solo al quinto multipool, non deve essere proprio il personaggio supremo della vita, non deve essere rotto, diciamo la verità. Però vedremo. E inoltre si aggiungerà la nostra crew a livello massimo. Va bene, d'accordo, ci possiamo fidare.
Non vedo l'ora che esca in maniera tale da poter dare delle idee un po' più precise su questo personaggio, perché per ora davvero non abbiamo informazioni dettagliate a riguardo, quindi quanto prima spero che le diano in maniera tale che sia un po' più chiaro anche questa cosa. E soprattutto se vale la pena pullare durante la parte 1 per lui. Ok, andiamo a vedere invece. L'ottavo multi abbiamo garantita una leggenda. Le leggende, diciamo quelle già boostate, saranno ulteriormente raid boostate. Durante il decimo multipull, stessa cosa. Cosa c'è in più? Che praticamente quel personaggio si unirà alla vostra crew a livello massimo. Parte 2 invece. Allora, la parte 2 non avremo garantito il nostro Lucivi 2 al quinto multipull. Quindi dobbiamo considerare molto bene questa cosa. Sostanzialmente avremo al terzo e sesto una leggenda, all'ottavo un'altra leggenda con un raid boost, diciamo, ulteriore alle leggende raid boostate, decimo stessa cosa con il livello massimo. Questo vale sia per la seconda che per la terza parte. Ok, ora andiamo a vedere le leggende boostate nella prima e nella seconda e nella terza parte. Nella prima parte avremo Luffy Gear 4, Nami nuova, Sanji V2, Shanks V2, Lucci V2, Dogstorm, Shiraoshi, Buggy, Zoro, Akainu Forza, Teach e Cavendish. Queste saranno le leggende boostate per la prima parte. Nella seconda parte avremo solamente Luffy e non Nami. Nami sarà boostata nella terza parte e Luffy non sarà boostato nella terza parte. Hanno fatto così. Era così anche per il Giappone e hanno fatto così anche per il Global. Avremo di boostato nella parte 2 Katakuri, Okiji V2, Rayleigh, Lucci V2, Fujitora V2, Luffy Kung Fu, Odie Jones, Kizaru, Luffy Log, Sir Crocodile Forza, vabbè, quello Six Plus e Forza, intendevo quello Dex, e Mihawk. Nella parte 3 invece avremo postato Nami, ripeto, non Gear 4 V2, Akainu V2, Doflamingo V2, Lucy, Luffy, Lucci, Lucci V2, Garp, Magellan, Law, questo è Law V2, Cat Viper, Okiji V1, Corazon e Doflamingo. Io già quando vedo Corazon mi triggero. Allora, quale di queste parti è la migliore? Starete pensando voi. Qui è molto dipendente dal vostro box. Considerate le legend che più volete, considerate quelle che avete nel vostro box e poi decidete dove pullare. Personalmente penso che pullerò durante la parte 2 perché durante la parte 1 ho già 6 delle leggende boostate, quindi non so se mi conviene pullare qui. Dipenderà tutto molto da Lucci e dipenderà soprattutto dai ticket che ci distribuiranno oggi. Oggi dovrebbero arrivare i ticket, ragazzi, i ticket quelli del War Clash. Non si sa l'ora, quindi siamo qui in attesa, però dovrebbero arrivare a relativamente breve. Niente, ragazzi, il Sugofest è buono. Le leggende boostate non sono tutte la vita, sarò onesto. Ci sono un sacco di legend vecchie o brutte boostate, quindi non starò a farvi l'idea che chissà che cosa di Sugofest è. È un ottimo Sugofest, ma non è il Sugofest della vita. C'è possibilità che ci baitino malissimo, anche perché non sappiamo che cosa faranno a Natale, quindi non ho idea. Non ho idea. Aspetto Lucci V2 Six Plus per vedere esattamente cosa faranno con lui e poi eventualmente deciderò dove pullare. Sarebbe bello di questo video fare una collection dei vostri pull se decidete di pullare. Sarebbe davvero molto molto bello. Quindi anche qui, ragazzi, vi segno l'email qui di lato in maniera tale che possiate eventualmente registrare e mandare i video e farò una collection dei vostri pull. Nulla, ragazzi. Il Sugofest è molto buono. Deciderò se pullare o no nei prossimi giorni e poi vi farò sapere. Comunque, il Sugofest sembra buono, ripeto. D'accordo, io direi che per ora ho detto tutto, tutto quello che diciamo ci è dato di sapere. E niente, noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video.